qualche aspetti della visita del criptoportico interno, si passa dove è stato fatto il taglio di terzi, vedete come le volte sono state tagliate, e questa è una parete del 500 che serve di fondazione. La corte ripristinata, il portico di terzi, l'ingresso al piano terra dei frammenti architettonici, lì si vede un arco romanico che faceva parte della collegiata, o che gira intorno a quanto rimane di frammento di chiostro della collegiata, dove negli anni 60 viene inserita questa cappella che noi proviamo di neutralizzare un po', mettendo una luce forte, zenitale, per contrastare un po' una simulazione di un chiostro. Qui si vede girando intorno al retro della cappella che è stata inserita qui con questa luce sui frammenti del chiostro. Si vede qui dal piano superiore che si gira intorno e dopo si passa al palazzo del vescovo, oppure si gira nel retro della cappella barocca che abbiamo qui a destra. È stata usata come spazio espositivo. Devo dire che questa è una collezione di sculture, essenzialmente medievale, ma essenzialmente del Rinascimento, di una grandissima qualità. A mio parere, soltanto per questo merita la visita. Sapete, Coimbra è stato nominato 2 anni fa come la città alta di Coimbra, l'università patrimonio dell'UNESCO. Abbiamo anche fatto tutte l'allestimento espositivo delle mostre. Giriamo intorno, si intravede la cappella che è stata trallocata di qua, si intravede il lavoro di Jean de Rohan. Se avete in mente ancora la situazione prima che era all'aperto, era tutto già in uno stato un po' di un'erosione un po' veloce. E in cota alta si permette guardare un po' i dittagli di questa navata, che c'è una luce naturale abbastanza presente, anche se sempre controllata ed interna. E girando intorno, la veduta del piano superiore, dove si può anche guardare fuori la città circostante, il vecchio Domo romano, il fiume, delle parti delle pinture, la terrazza, il ristorante che guarda tutta la ex Regia e che diventa la facoltà di diritto e anche il rettorato dell'Università Alta. E la prospettiva esterna di questa sorta di cascata delle successive contemporaneità storiche fino al fiume. No? E niente, scusate, finisco subito. Tornando a Lisbona, un piccolo pezzo della città, un piano della metà dell'Ottocento, un bellissimo parco romantico. Un giardino italiano, un palazzo di un aristocrata che aveva una volta costruito anche un teatrino d'opera, perché lui era un melomano, faceva delle feste con la corte quando c'era ancora la monarchia. E questo palazzo, che ha subito una storia tremenda, insomma, ha avuto questo signore morto nel fine dell'Ottocento, nella miseria, in povero, ed è stato venduto. E adesso è la sede del Ministero dell'Educazione, la sede del Ministro, diciamo, con il suo giardino perimetrato fino qui, perché tutto il parco oggi è il nuovo Zoo di Lisbona. Questo era l'ingresso principale, che oggi non è neanche collegato, e la strada che serveva una corte del servizio, ma l'ingresso monumentale si faceva una volta così. Questo uso del Ministero e Ministro aveva un problema, perché questo teatrino era un rudere, scadeva, perché ha avuto un incendio nella fine dell'Ottocento
è stato abbandonato da sempre, non uso, moriva vero e proprio, ma sostanzialmente era anche un rudere un po' incomodo per il ministero che era lì, perché oggi si accede dalla corte. Allora c'è stato il ministro non sapeva cosa fare con quello rudere lì. Faccio vedere, scusatemi, no, guarda, tutte queste, il zoo di Lisbona. Qualcosa si riconosce della struttura del parco iniziale e l'ingresso del zoo si fa di qua. Ma lì era una situazione di questo tipo. C'è ancora una sorta di maschera, un fronte di un teatrino che era piccolo, piccolo, un teatrino privato con il suo frontone, con delle sfinxi e tutti quanti. Più tardi sono state aggiunte delle costruzioni un po' in modo un po' scontrollato per guadagnare un po' di spazio, ma tutto questo cadeva veramente, c'era un vuoto che quando si entrava dentro aveva una presenza assolutamente notevole, questa sorta di la visione del proprio tempo, ossia della temporalità di un rudere che rimane con tutta la sua struttura, la sua rugosità. Questo è il palcoscenico, che era più grande della platea, ma che aveva questa condizione incredibile. Allora, noi abbiamo proposto al ministro di fare una riflessione che alla fine si è stata tradotta nell'idea di blindare, chiudere questa rovina, questo rudere, e lasciare un vuoto che può essere usato in qualsiasi modo, può essere usato per fare delle reception, con un catering, che si può fare per conferenze, seminari, workshop, oppure anche dei piccoli dei concerti, chissà, anche per teatro se si voglia. La condizione era quella di lasciare il vuoto, coprendo, riprendendo la volumetria dell'originale teatro, ma senza caratterizzare in modo particolare, e lasciando soltanto un'entrata di luce naturale che permetteva, mi dispiace, di fatto non si vede, questa è un'immagine di rendering, è molto più ricca, ma tutte di qua non si vede perché è troppa luce, ma andiamo avanti. Allora, questo è il foyer, l'ingresso, il frontone con le sphinx, le quattro colonne, è proprio piccolo, stretto, ma anche abbastanza verticale. Lo spazio della platea, piccolo, una volta era anche con delle costruzioni, delle logge in legno, tutto è stato bruciato, e il palcoscenico, che assolutamente ha una misura, si vede che questo signore gli piaceva fare delle belle rappresentazioni. Lui era il direttore del Teatro San Carlo, il teatro dell'opera di Lisbona, e per volte portava anche le grandi soliste fare degli spettacoli anche di piccole dimensioni e per gli invitati, insomma. Abbiamo aggiunto un corpo leggero e molto trasparente che permette piccole mostre, oppure ci sono anche i bagni, che definiscono una corte e un ristorante che il ministro ha chiesto di aprire alla città. Qui c'è un ingresso pubblico che può andare al ristorante, anche al patio, alla corte, oppure entrare per fare quando viene stato anche utilizzato adesso per dei concerti, piccoli concerti, perché tutto questo è piccolo. E tutto questo viene circondato di una struttura in cemento colorato che fa una sorta di nuova pelle che sostiene la condizione, che rifà il volume proponendo un contenitore un po' monomaterico con la costruzione leggera che accompagna la strada, e dal lato del parco definisce questa corte qui. Questo sistema tettonico di fatto è una pelle che sostiene il rudere, perché Lisbona è anche una città sismica, ci sono dei problemi, e che rifà tutto il volume
del vecchio teatro. Niente, questo faccio vedere subito, velocemente. Questo è l'ingresso, la visione della strada. Ti vedi questo portico, questo prospetto di rappresentanza, diciamo, della, che nascondeva il volume del teatro. L'ingresso della città, c'è un portone che si può chiudere o aprire e che permette di andare sia al teatro oppure alla corte con il ristorante a destra, la corte. Questo volume con questo colorato, un pigmento che è stato aggiunto, andiamo dentro. Devo dire che questo è un progetto fatto in collaborazione con Patrizia Barbasi e Diego Lopez, sono ex collaboratori, bravissimi giovani architetti. Il foyer, che è stato tutto ripristinato, uno spazio stretto, molto verticale, con un piccolo dettaglio, un banco in pietra, la stessa pietra di Lisbona, lo spazio del vecchio teatro, che viene adesso. È interessante perché oggi, per esempio, il piccolo concerto che fanno lì, la platea va sul palcoscenico e l'orchestra va dove una volta era stata la platea, no? Sì. E funziona bene alla fine, c'è anche un'acustica. Dopo il spazio laterale, lungo la strada, fino all'ingresso opposto, aperto alla città, la corte e, diciamo, questa visione dove abbiamo provato di questa nozione del riuso, ma anche di usare questo come una sorta di, anche qui, una sorta di un condensatore del tempo, ossia lasciando visibili tutti i segni di un tempo che non è per volte così continuo, ma che fa parte anche di questa rivisita contemporanea della storia e della memoria della città. Grazie mille, scusate se è stato troppo lungo. Allora, volevo ringraziare il professore per questa lezione magistrale che è stata emozionante. E voglio chiedere se c'è qualche domanda dal palco, dalla platea, no, nell'inversione del progetto di prima. C'è qualche domanda? Allora, io rompo il ghiaccio. Voglio soltanto dare dei fili conduttori un po' da ascoltatrice, da studiosa rispetto a questi temi. Allora, delle parole chiave per ripensare la lezione del professore. Intanto la conoscenza, il progetto di architettura come progetto di conoscenza della città e di analisi della sedimentazione storica della città stessa. Poi l'eleganza e la poesia, un'architettura che può diventare un testo poetico, e l'eleganza nell'accostamento del materiale, nel rispetto del patrimonio storico architettonico, però non diciamo nell'ingessare una situazione, ma nell'interpretarla, appunto, invertendo anche funzioni, come ci ha fatto vedere nell'ultimo progetto. E quindi fondamentalmente il progetto di architettura contemporanea per la valorizzazione del patrimonio. E infine l'architettura contemporanea per valorizzare la storia urbana. Tutti i progetti che lei ha descritto li ha descritti come, prima come progettista, ma contemporaneamente anche come visitatore. Cioè ci sembrava di
attraversare attraverso le sue fotografie, il suo testo, il suo racconto, proprio di attraversare la città e di capire funzionalmente la relazione tra l'architettura contemporanea e la fruizione della città a diverse quote, a diversi livelli, per conoscere la storia stessa della città. E quindi la finestra, fondamentalmente, per legare, no? Visivamente, percettivamente un po', e stabilire un approfondimento conoscitivo, un approfondimento di studio. Quindi io penso che questi spunti di interpretazione del progetto contemporaneo in relazione alla città storica, consolidata, stratificata, siano veramente una lezione da cui partire per le prossime riflessioni. Ci sono delle domande? Prego. Allora, io personalmente sono rimasta molto colpita dal progetto delle case accorte, perché quando ce l'ho fatto vedere mi ha molto ricordato dei paesaggi ai quali noi siamo abituati, essendo una regione dove l'attività estrattiva e quindi questo lavoro in negativo per sottrazione è molto diffusa e anche consolidata come tradizione. Quindi volevo un attimo maggiore delucidazioni su come è nato questo progetto, l'ideazione di questo progetto, e in relazione anche agli aspetti paesaggistici sui quali proprio come regione siamo particolarmente attenti in questo periodo storico, perché comunque in fase di discussione la definitiva approvazione del piano paesaggistico tematico regionale, e quindi in Puglia è in atto un dibattito abbastanza importante sulle problematiche appunto paesaggistiche. Grazie. Ci sono altre domande? Sì. Molto buon dia, signor dottore. Posso raccontargli in portoghese? Posso iria traduzir para a plateia. Como arqueóloga e estudante, ex-estudante em Coimbra, queria perguntar-lhe qual poderia ser agora a sua sugestão para uma união entre arquitetura e recuperação do meio arqueológico urbano, porque aqui temos muito problema nesse sentido em juntar a ação, obviamente, ministerial da arqueologia com a inovação arquitetônica, da qual, obviamente, o senhor doutor é massimo rappresentante nessa altura. Gostava di assim saber se tivesse alguma sugestão para dar. Obrigada. Sim, chiedo scusa, ho chiesto se avesse, io sono archeologa e ho lavorato e studiato a Coimbra per molti anni, avevo una richiesta come, diciamo, addetto dell'area, per vedere quale potesse essere il suggerimento del dottore in merito proprio a una sorta di collaborazione tra enti che molto spesso non si incontrano a metà strada tra il recupero archeologico e la fruizione urbana, quella più pura. Ecco questo. Bene. Ma, allora, sì. Riesco a rispondere. Io credo che qui ci sono impliciti due temi importanti. Uno è quello, a proposito delle case accorte, di quel progetto che ho fatto vedere, e del sistema delle case che sono ricavate come quasi un sistema topografico, per non dire anche, pensando un po' sul paesaggio che avete qui circostante a Molfetta, quasi geologico, e il rapporto tra l'architettura e il paesaggio in questo senso, no? Come si può. Il secondo tema, che mi pare che era stato anche accennato da lei, che è quello di il rapporto tra
memoria, storia e contemporaneità, diciamo, che è un tema abbastanza complesso, devo dire, a mio parere, non facile. Posso dire quanto penso io, ma non pretendo assolutamente fare di questo una dottrina, diciamo. Posso dire quanto questo ragionamento per me è stato importante. Devo dire che di fatto è un tema che anche l'ho affrontato in Italia per volte. Sabina sa bene il progetto, siamo coinvolti tutti e due a Venezia, di alloggi nuovi in una zona storica e che ha dato anche un certo dibattito, e sono dialoghi contemporanei, ma che sono, a mio parere, abbiamo cercato di fondare su qualche regola storica della città di Venezia, e che finalmente è stato anche approvato della sovrintendenza. E adesso non va avanti perché c'è la crisi, ma questo è un altro ragionamento. Ma questo progetto di Venezia a me mi ha servito per due o tre cose straordinarie. Uno è stato fatto la conoscenza dell'architetto sovrintendente, che è bravissima, l'architetto Renata Codello, devo dire, e che ha, con chi abbiamo anche parlato abbastanza, abbiamo anche partecipato su delle pubbliche presentazioni, anche al momento, per esempio, dell'inaugurazione dell'Accademia, che è stata tutta restaurata da Tobias Scarpa con l'appoggio della solita Renata Codello. Questo tema di il rapporto tra la contemporaneità e la storia e la città storica. Questo è un argomento che io credo che anche domani dobbiamo riprendere, perché mi sembra che è molto presente. Io sono veramente colpito del lavoro che Lupa ha fatto sulla partecipazione dei cittadini e questo rapporto che viene subito tra memoria, identità, no? E storia e tutto il riferimento, che per me è un dato assolutamente essenziale e tutto deve cominciare qui, a mio parere, no? La cosa che è bellissima in tutte le città europee, soprattutto nelle città italiane, gli americani tante volte dicono: voi in Europa siete prigionieri della storia. Io dico: per fortuna, no? Ma io se posso in modo un po' veloce spiegare un ragionamento che io faccio e ripeto subito, che non è tanto un ragionamento, diciamo, teorico, ma un po' frutto del lavoro che ho fatto e che continuo a fare, anche dei lavori che faccio con gli studenti di architettura, prendiamo tante volte questo tema. Dico che il progetto di architettura ha una solita condizione che non viene tanto menzionata. Se noi pensiamo che il progetto d'architettura è un'attività mentale che dopo diventa, in certo modo, mediatizzato tramite il disegno, riflessione, testi, scritti, tutti quanti, e che serve, alla fine, quando serve, a costruire una opera, no? E io faccio questo ragionamento perché l'architettura certamente è una forma di conoscenza, una forma di conoscimento molto particolare, molto complessa, molto ricca, perché lavora su dei temi, su delle condizioni un po' strane. Prima di tutto mi sembra che è una forma di conoscimento specifica per il fatto che è una forma di conoscimento generalistica. Secondo, perché questo conoscimento generalistico gira nell'ambito disciplinare per volta paradossale, perché va dalla
specificità scientifica e tecnologica della costruzione fino alla teoria del conoscimento, all'estetica, alla filosofia, passando per le scienze umane, no? Anche l'antropologia, e avendo in centro una disciplina molto particolare che si chiama storia, e che mi sembra assolutamente centrale nel ragionamento quanto specificità di forma del conoscimento. Perché lo dico, la storia? Io lo dico non tanto, anche se quello è importante, non tanto per capire come hanno reagito i nostri colleghi precedenti, per esempio Palladio, per esempio Alberti, per esempio facciamo tutta la sfilata della storia, per dire che la storia, nella prospettiva dello storico, è vista come una sorta di taglio nel tempo, dove si mette in confronto tutti i valori culturali di quel periodo lì, qualsiasi suo mondo culturale, e l'opera che viene fatta. E questo fa che abbiamo una visione che io direi un po' sincronica, dei tagli sincronici nel tempo. E così un storico dice che c'è l'architettura medievale, c'è l'architettura del Rinascimento, c'è l'architettura manierista, che è un po' più complicata, c'è il Rinascimento, il neoclassico, tutti gli stili, e dopo dice che c'è l'architettura contemporanea. E l'architettura contemporanea, secondo lo storico, è quella produzione che è più vicina a noi, ossia quella che paragona, mette in confronto la cultura contemporanea e la produzione contemporanea. Che non è facile, perché la cultura contemporanea è talmente trasformativa, talmente che per volte... Ma si dice... Cos'è l'architettura contemporanea? Negli ultimi 50 anni, 40, 30, 60, no? Ma la cosa non è questa, la cosa è la percezione, la metodologia dello storico, che bene ha bisogno, perché la materia dello storico è il passato, questo è così, no? E cos'ha il passato che viene... Così come se noi abbiamo, e lo capisco, bisogno di, per confrontare bisogna di fermarci il tempo, fare una visione statica del tempo. C'è un libro abbastanza bello di un storico americano, George Kubler, che voi conoscete, credo, si chiama The Shape of Time, e anche lui dice che c'è, per volte ci sono dei problemi di interpretazione storica, della, adesso non mi ricordo il nome, ma che cosa succede quando si passa di un periodo all'altro periodo, no? Al periodo successivo, ossia cosa succede quando la condizione della tempistica diventa diacronica. Allora, fermiamoci un po' sullo storico e andiamo sull'architetto e su cos'è il progetto. A mio parere il progetto ha una condizione molto particolare, perché un architetto ha un tempo ridotto, il progetto alla fine è un sistema di scelte, no? E sono delle selezioni che voglio dire che ci vogliono anche capacità critica, criticità da poter rifiutare, no? Non è possibile fare delle scelte. Tante volte gli studenti di architettura mettono delle cose, aggiungono, dico va bene, ma questo non fa un progetto, questo fa 10 progetti, ma noi lavoriamo su uno, no? Bisogna tutta la capacità stile. E anche qui la storia è fondamentale, no? Ma la storia, a mio parere, è molto importante, perché è l'unica disciplina che dice all'architetto il tuo lavoro progettuale viene inserito nel tempo. È la storia, la disciplina, che fa vedere all'architetto che c'è una dimensione temporale del progetto. E cosa succede? Succede che la decisione del progetto
sono, c'è un esempio che funziona abbastanza bene, il concorso d'architettura. È un disastro. Immaginate questo museo a Coimbra, fatto in un concorso bandito in un mese e mezzo, e ne avete da fronte 2 miliardi di storie. Per fortuna quell'edificio era molto studiato dei storici, di archeologi, e quando, una volta abbiamo vinto il concorso, tutto lo sviluppo del concorso è stato portato avanti perché abbiamo avuto dei bravissimi interlocutori, storici, archeologi, oltre che gli ingegneri, ma e tutti quanti, gli impiantisti, tutti quanti. Ma allora, queste condizioni di progetto, ho parlato prima generalista, dopo transdisciplinare, che alla fine converge su una decisione, un sistema di scelte, che è quello del progetto, che è basato su una sintesi, no? Allora, questo tempo corto fa sì che l'architetto, con tutto il suo equipo, perché il suo gruppo, perché l'architettura non è un'attività isolata, no? C'è questa dimensione collettiva dell'atto architettonico per sé, no? È impossibile fare un progetto su questi patrimoni senza avere dei bravi storici. Ci vuole il dialogo, ci vuole la capacità critica, ci vuole anche la capacità di dire lei ha ragione, no? Come diceva il sociologo, la città sono le persone, lui ha ragione. Allora, questo tempo corto fa sì che le decisioni dei progetti sono prese all'interno di questo tempo corto e con tutti i valori che alla fine decidono sono indietro delle scelte che sono valori del solito tempo dove si svolge il progetto. Cosa voglio dire? Che l'atto progettuale è per condizione con il tempo e all'interno del proprio solito tempo, ossia l'atto progettuale è per condizione contemporaneo. Non c'entra niente con la classifica contemporaneità dello storico, è una condizione dell'atto progettuale. Dopodiché la scelta può essere, sì, va bene, sì, dobbiamo fare mimetico, dobbiamo fare analogico, dobbiamo fare, ma è una scelta che si fa lì, no? Con tutti quanti c'è intorno. Guardando la storia d'architettura di questo punto di vista dell'attività del progetto, dico che Palladio, Alberti, quando sono progettati, sono stati contemporanei. Per questo io guardo la città come una sequenza, una successione dei strati di successive contemporaneità. No? Allora, sì, la città storica si fa su questa base, perché oggi non si continua a farla, ammettere che l'architettura fa e attua in modo di contemporaneità. Questo, diciamo, è un ragionamento che viene molto basato della temporalità dell'architetto, della tempistica dell'architetto, che non è quella dello storico. Quello dello storico che io rispetto, che non ho anche bisogno in assoluto per i nostri progetti, perché, come dico, l'architettura è trasversale, ma è specifica della decisione. Beh. Allora, guardando questi aspetti, questi erano un po' i dibattiti anche a Venezia, ho seguito un bellissimo intervento della Renata Codello quando abbiamo fatto la pubblica presentazione del progetto di l'ospedaletto, credo Luigi era lì, tu non c'eri. Renata Codello ha fatto un intervento bellissimo dicendo perché non c'è diritto alla contemporaneità nella città storica. Oppure c'è, perché alla fine non è che la città si possa congelare in certo modo. E qui c'è anche un dibattito importante, perché mi sembra anche molto importante, perché
Io ho assistito a una bellissima conferenza tanti anni fa di Ignacio Solà Morales, che faceva una lettura di Alberti. Devo dire che ho cercato in Alberti, non ho ancora trovato, dicendo che c'erano tre figure, una del restauratio, innovatio, e una terza figura che era quella dell'istituzio. E più o meno il ragionamento va in questa direzione. Tu puoi restaurare, nel senso di tenere nel tempo le strutture delle tettoniche, delle forme. Tu, le forme tu le puoi congelare nel tempo, ma non puoi mai fare presente il modello, la vita che è all'origine di quella forma lì. No? E lui diceva invece c'è l'innovatio, che è quello da dire partiamo dal zero, tavola rasa, innoviamo. Anche quello si può fare, ma è una rottura, non funziona, ossia non fa nessun senso. Allora lui c'è questa nozione di istituzione, ossia l'intervento. Io credo che lui ha provato un po' di farlo vedere nel Tempio Malatestiano a Rimini, ma non, insomma, Ignacio Solà Morales lo usava come esempio. Insomma, ma non voglio entrare, perché di fatto alla fine questa è una visione molto personale che ho della... Allora, cosa dico? Che quando Kuhler parla di questa difficoltà di cosa fa tra un periodo e l'altro, allora l'architetto, il progetto è sempre in una situazione che è interessante, perché è sempre una situazione in between. L'architetto, il progetto, è un strumento che in certo modo transita da una preesistenza a una post-esistenza, anche se si lavora di un restauro, no? È vero che la forma può, anche con tutti, io non sono contro il restauro, anzi apprezzo tantissimo, l'Italia ha delle scuole di restauro straordinarie, no? E credo che fa senso. Il problema è sapere se questo deve andare fino a bloccare, a congelare, perché è vero che la città è il passato, è vero che la città è la memoria, è vero che la città è l'identità, ma è anche vero che la città è la vita. Ossia, questa nozione che parlavo all'inizio, la vita delle città viene dal rapporto tra la tettonica, la preesistenza e la vita. Voi conoscete sicuramente dei articoli, due libri, di questa bravissima archeologa romana Andreina Ricci, che ha scritto su il male, un articolo si chiama Il male dell'abbondanza, l'altro si chiama Nella realtà della dura pietra, non mi ricordo questo sia il titolo. Ma insomma, non è che l'archeologia non sia, l'archeologia è straordinaria, è fondamentale capire di fatto cos'è la densità di tutto quanto è che ha fatto questa storia, ma è vero anche che la città è un organismo vivo. E quando si tratta di discutere la città, che a mio parere è chissà l'affermazione culturale la più complessa dell'umanità e che ha anche questa condizione di lunga durata, di permanenza. Tutti noi architetti siamo stati educati, la mia generazione, sulla nozione di permanenza, no? Ma per volta noi vediamo che le città e il centro storico crollano, no? Quello che ho parlato un po' prima, ossia basta non aver vita per crollare la storia. Ossia basta il non uso. La città contemporanea, a mio parere, è chissà la dimostrazione più potente, più forte, della condizione di vulnerabilità delle strutture urbane. E questa è l'altra dimensione che io aggiungo. Permanenza sì, è vero,
è fondamentale, centrico in architettura, il concetto di permanenza, ma bisogna anche di capire che in condizioni particolari viene fuori, si espone una enormissima vulnerabilità dei tessuti urbani. Abbiamo parlato delle cause naturali, dei terremoti, degli incendi, dei tsunami. Lisbona ha avuto nella metà del Settecento tutti e tre, in pochi minuti meno l'incendio che ha durato quasi un mese, la città è a raso. C'è anche il progetto di distruzione, vero progetto di contemporaneità militare di bombardare la città. Vediamo adesso in Iraq, no? Questa città che è in tutti i schermi di mondo negli ultimi due mesi, ogni giorno bombardata dagli americani, no? Dove c'è questa lotta, si distrugge la città. Ma il più efficace, anche se chissà più lento, modo di rendere visibile la vulnerabilità della città è il abbandono. È quello che diceva, no? Se c'è un ciclo di perdita, se non si fa niente per riabilitare, può diventare un bellissimo campo archeologico, no? Niente. Non so se ho provato di... Allora, no, ma cos'è il rapporto, io credo, tra architettura e archeologia? Io ho un'immagine che ho usato per volte. Io credo che c'è un rapporto molto intenso, anche se da fatto l'archeologia ha le sue specificità in quanto forma di conoscimento, ma ha dei punti di contatto con l'architettura straordinari, no? Per volte il problema si può mettere quando tocca la decisione sulla manutenzione, la messa in valore, la protezione, oppure il rilievo, la rimozione, oppure questo è il punto critico. Di fatto l'articolo di questo archeologo che parla del male dell'abbondanza dice che il problema è quello di quello che si trova, ci sono dei graduatori di valore, non è che tutto quanto è vecchio sia buono, no? Non è che tutto quanto è vecchio abbia lo stesso valore. Il nostro predecessore, come noi, anche loro hanno fatto delle cose meno interessanti, no? Ma, insomma, niente. Allora, alla fine cosa voglio dire? Che la città, come forma di, chissà, nella più straordinaria della capacità, della cultura, dell'umanità, quando tocca il suo uso, a chi appartiene, no? Sicuramente ai cittadini. Ma dopo, quando si tocca di parlare sulle forme di conoscenze, io dico... Non portiamo avanti una nozione che la città può diventare delle ghetti, delle forme di conoscimenti, nel senso che, compresi gli architetti, no, non mi metto fuori della discussione, ma perché alla fine la città non appartiene a nessuno, appartiene un po' a tutti. Non è che le forme di conoscimento non devono essere presenti e discusse, ma devono essere, e questa è un po' la tesi di questa Andreina Ricci, perché c'è l'altro aspetto della città in quanto organismo vivo, no? Non è che questo organismo vivo, no. Io capisco benissimo che c'è tutta un'attitudine difensiva sulla città quando si è stato distrutto. Di fatto, io direi il movimento moderno, ma più del movimento moderno, tutte le generalizzazioni che sono svolte del movimento moderno, tutto il sistema speculativo, noi per volte dimentichiamo che anche il movimento moderno toccava un lavoro
faticosissimo, che è quello da rimettere le città che in Europa si sono autodistrutte per due guerre mondiali, no? Progetto di distruzione, insomma. Allora, non so, io dico che alla fine, per quanto riguarda le forme di conoscimento, la città è un territorio anche lì condiviso delle forme di conoscimento. Dopodiché si devono fare delle valutazioni in dialogo e capire l'importanza. Perché alla fine io credo che anche la memoria, anche l'identità, sono dei processi che sono in continua costruzione, no? L'identità si rifà, no? E per volte noi abbiamo di difficoltà da capire, va bene, ma in che direzione, no? Mi ricordo c'è un bellissimo, c'era non questa biennale, quella prima che curata da Chipperfield, On Common Ground, c'era un padiglione catalano di giovani architetti catalani che all'ingresso c'era una frase interessante, diceva l'architetto fa-si come el svogadores, vogatore si dice anche in italiano, in catalano il vogatore dice l'architetto è uno che quando fa rame, no, quando rem va verso il futuro ma guardando il passato, no? Mi sembra una bella immagine, ma il tema del casa corte e il tema del paesaggio, che è anche un tema, sicuramente il paesaggio è un tema di... Io quando ho messo in evidenza l'importanza dei vuoti, voglio dire che è un tentativo alla fine di andare un po' contro l'architettura dei soliti oggetti e oggetti autoreferente. Non è che l'architettura non abbia anche un po' quella condizione lì, ma non è che tutti, qualsiasi edificio, si deve rimettere in condizione autoreferente, e socialmente non è del compito, a mio parere, scusate, del compito dell'architetto dichiarare che quell'edificio è iconico. Io conosco tanti edifici fatti 30 anni fa, 20 anni fa, che sono stati dichiarati iconici, oggi nessuno si ricorda. Me ne frego, ma non c'è. Qualcuno non ci sono neanche, no? Ossia, l'iconicità, a mio parere, voglio un altro tipo di riconoscimento che oltre l'architetto, no? E sempre mettendo in evidenza questa dimensione del nostro mestiere, che è una dimensione che ha questa dimensione collettiva. Non è che l'architettura non abbia la sua qualità di arte, no? Anche se a mio parere il tema dell'architettura in quanto arte è un tema molto interessante, ma io ho un po' di sfiducia, non credo che sia per il fatto di avere soltanto un bellissimo rendering che fa che l'architettura diventi un oggetto artistico, no? Anzi, mi sembra che l'arte in senso d'architettura va avanti nel tema di riferimento con la vita, ossia può darsi che un edificio, un bel edificio, che ha una capacità da stimolare un uso creativo, può diventare un po' un oggetto artistico, un po' in somiglianza di un bel concerto, di un bel film, di una bella poesia che uno legge, e a proposito del testo che legge, va oltre il testo, è già fuori, no? Ma è il testo che l'ha fatto leggere. Allora, in architettura credo che questo ci voglia un'esperienza di vita, no? In confronto con l'edificio. Giunto scrive un po' su questo, tanti altri, insomma. Niente, la corte, il sistema a vuoti, il paesaggio, ma anche l'architettura. Snosi dice
L'architettura è il vuoto, tocca a te definirlo. Il paesaggio è chissà il grande vuoto, in certo senso, ma il paesaggio urbano è già un vuoto che è stato antropizzato, no? Che è stato progettato, disegnato. Ma anche oggi, credo, in Europa non c'è un ettaro di un paesaggio che non sia stato antropizzato. E c'è tutta una storia, per questo il paesaggio ha un valore culturale, ma anche un valore culturale che è dinamico, no? Questo tema delle lame che voi avete nel paesaggio, io già ne abbiamo, raccontava nella costa mediterranea della Spagna, per esempio, ci sono dei fenomeni un po' simili, questi alla fine sono depressioni dove non c'è l'acqua, ma quando c'è l'alluvione, quando c'è una torrente che porta tutto avanti, ma che ha creato con il tempo un bellissimo rapporto d'antropizzazione per un certo tipo di uso agricolo con dei piccoli muri a terrazzi, a pietre, no? Perché? Perché questa torrente alla fine serve, ma ci vuole anche domesticare in un certo modo. Questo è tutto il sistema, il paesaggio, la storia del paesaggio, come la storia della città. Guardate, tutte le città si fanno dove ci sono fiume. I fiumi, quando comincia una città, è un sistema tremendo, meandri, no? Piano piano quel fiume si trasforma in un canale, si fanno degli argini, e alla fine si copre, no? Milano, una città d'acqua coperta, no? 800, Milano si vede nelle pinture, è una città incredibile, di canali, no? Di barchi dappertutto, no? Ossia, questo rapporto tra, di nuovo, l'uso, che porta per sé una forma di antropizzazione, una vera e propria cultura. Beh, la domanda che io facevo ieri, cosa succede con questa agricoltura che era molto collegata con questa antropizzazione delle lame? Ho avuto una risposta, non so, di fatto una parte di questa agricoltura, di questo modello di agricoltura non c'è più, no? No. E questo voglio dire che in certo modo questo confronto è sempre esistito nella città storica, no? Non è che la città storica sia di un solo periodo storico, no? E se per caso si assomiglia a quello lì, io per esempio vi do l'esempio della città di Siena in Italia, che è una delle più belle città storiche d'Italia, e anche una città, una bellissima città storica che contemporaneamente, e per fortuna in Italia la maggior parte non hanno questo problema, è assolutamente viva. Tutto il centro storico di Siena, dove c'è anche una pressione turistica importante, quello si vede un po' di più a Venezia. Venezia è un po' più problematica su questo aspetto, perché tu sai che Venezia è una città che è stata in dismissione per gli anni e piano piano diventa, non si può dire questa parola, ma una sorta di Disneylandia, ossia ci viene usata in modo talmente intensivo del turismo. Invece questo, per fortuna, Siena non è il caso. Tu si vai fuori la mattina e tutto quanto vedi per strada sono dei veri abitanti senese che sono lì, che vengono, vanno al mercato, a negozi, vanno in caffè con gli amici. Più tardi cominciano ad arrivare un po' i turisti, no? Ossia, ma è anche vero che questa città, che ha sempre avuto la capacità di tenere questa vitalità usando in gran parte la sua tettonica esistente storica, ha avuto la capacità, ma è anche vero che se tu entri su uno di questi palazzi che sono intorno alla Piazza del Campo, per esempio, e tu entri nell'interno, tante di quelle case hanno degli ascensori dentro,
no? Le case hanno dei bagni, no? E l'ascensore, tu non puoi disegnare un ascensore in stile gotico, non funziona, no? Ossia, ci sono dei segni di contemporaneità che vengano per il fatto della città rimanere viva, no? Allora, quando si tratta di riusare un edificio che è stato il problema che di fatto trasforma la città in una rovina, a mio parere, è l'abbandono. Quello sì può diventare una rovina. Io non mi sembra che il fatto di fare un intervento contemporaneo senza pretendere, è vero che non è un intervento contemporaneo, è sempre un intervento in dialogo con la storia, con quello che c'è. Ma chi prova di mettere in dialogo quello che è sempre successo nella storia, che è stato la contemporaneità, no? Ossia, non è che tu puoi fare tutto, no? Per esempio, ti do un esempio. A Lisbona era un bellissimo cinema degli anni 30, ma veramente uno dei edifici di un cinema di un'architettura straordinaria. La tipologia del cinema è moderna perché non c'era un cinema. Negli anni 30, che è stato trasformato in un albergo, no? Questo progetto è stato approvato della sovrintendenza, è stato considerato un bel esempio. C'era una scalinata bellissima che scendeva da questo cinema, alla strada pubblica con delle vetrate bellissime, che sono tagliate perché non servono all'albergo e sono diventate come una vetrina. È un disastro oggi perché è un rudere, perché non c'è manutenzione, non c'è mai la gente che scende perché la scala era bella, perché c'era usata della gente, no? E quello che rimane del cinema è soltanto la fasciata. La fasciata che dopo viene trascorsa. Io dico, non so, perché se si trattava di fare un albergo, probabilmente sarebbe più coraggioso da dire allora facciamo un bel albergo contemporaneo con la sua solita fasciata disegnata bene in confronto con tutto quanto è intorno, no? Ma no, si è stato fatto questo, ma tutto il resto, e la povera scalinata che era bellissima è diventato un rudere. Ossia, non è che tu puoi fare uno dei problemi di riuso e i limiti della capacità di adattazione delle tipologie, del tipo di edilizia. Un cinema, fare un albergo, non funziona. Un cinema, per esempio, fare una chiesa, e ci sono degli esempi, può funzionare, no? Ma, non so, una fabbrica, trasformare, ci sono dei patrimoni dell'architettura industriale, voi avete qui, ho visto un cementificio bellissimo, che è un rudere, no? Non è che quel cementificio possa diventare, non so, chissà, un albergo, non ce lo credo, ma ossia, ci sono delle limitazioni che ci voglio cercare degli uso, perché se l'uso è talmente contro la precedenza architettonica, allora lì di fatto la cosa non va, no? O si trova un riuso capace senza mettere in causa la sua condizione. E questo, guarda, è un tema, perché la parte che è più visibile nel nostro confronto è quello del linguaggio architettonico, quello che tu vedi, la visibilità dell'edificio. Ma ci sono altri, ci sono tutto il sistema della tettonica, ci sono tutto il sistema della capacità di vivere questi spazi qui. Ma, ossia, non è, a mio parere,
non è che io credo, ce lo credo veramente, che anche la città storica ha diritto alla contemporaneità, perché è sempre stata così. E se c'è un certo momento si dice no, perché l'architettura moderna, l'architettura, la bruttissima architettura moderna, per volte ha distrutto, io ho visto ieri, gli isolati a Molfetta, che di fatto, peccato, no? C'erano, ma non è neanche tanto il linguaggio, per esempio la corposità dell'isolato che mi ha colpito, bellissimi questi isolati del primo Novecento fino all'Ottocento, quando arriva la città della stazione, no? Questi altri, gli isolati che ha un corpo cubico, non altissimo, con una parete a pietra, una dignità incredibile, questa corposità, quando viene cambiata di un edificio che non è più cubico, diventa verticale, con queste terrazzine tutte interne, allora io dico lì, non c'è stato neanche un ragionamento, perché il confronto del contemporaneo o si fa in modo da mettere in valore la preesistenza, oppure è meglio non farlo. No? E questo è un tema che... Io so che questo è veramente sensibile, perché di fatto ne abbiamo, lungo la storia, degli esempi tremendi, no? Di distruzione vera e propria. No? Avete voi a Molfetta, ne abbiamo noi un po' dappertutto. Io capisco benissimo che se non c'è questa capacità di ragionare in dialogo, in modo di valutare, mettere in evidenza la storia, ma aggiungendo quello che è sempre stato nella città, che è il discorso del contemporaneo, allora io capisco bene che è meglio di fermarci e fare delle norme restrittive, assolutamente restrittive, fare il restauro e basta. Lo capisco benissimo. Allora, penso che ci sono altre domande. Allora, possiamo ringraziare il professore per la bellissima e lunghissima lezione.